Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, signori, con la nostra Maullo Racing e il nostro Papa Maullo, che cercheranno anche in questo Gran Premio di portare dei punti a casa. Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, vi ringrazio per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, trovate il link in descrizione e anche per supportare il canale trovate il link in donazione per fare in descrizione per fare delle piccole donazioni. Detto questo, partiamo con il video, signori miei. Ok, allora oggi Gran Premio di Olanda, altro Gran Premio che non ho mai fatto, signori, quindi sarà la prima volta che scenderemo in pista. Io off camera, signori, tanto per aggiornarvi, sto portando avanti comunque gli aggiornamenti. Qui infatti abbiamo fatto tempo di costruzione, l'abbiamo portato a livello 1 praticamente, infatti abbiamo speso un sacco di soldi. E anche qui sviluppo, abbiamo fatto qualche altra cosa, stiamo aspettando, arrivando i vari pezzi. Ora non sto spendendo i soldi che abbiamo perché lui mi consiglia di fare questo di qua dell'aerodinamica. Io però non sento, ma dell'aerodinamica. E l'unica cosa è che invece di fare questo voglio aspettare e conservare questi punti per andare a fare questi di qua, che portano molto più miglioramento alla nostra macchina, ovvero il telaio. Lo alleggeriamo un poco vedendo di poter fare qualcosa di meglio. Detto questo, signori miei, io vado al solito, mi faccio le prove libere per prendere confidenza col Gran Premio e noi poi ci vediamo alle qualifiche. Ok, signori miei, ci siamo. Siamo alle qualifiche. Le prove libere non sono andate male. Non sono andate male, sono riusciti a completare l'obiettivo della sessione, quindi non sono andate male. Il Gran Premio è veloce e quindi particolare, con curve veloci, dobbiamo stare attenti a non distruggere la macchina, praticamente. La cosa brutta è che le qualifiche sono sotto la pioggia, signori miei. Io non ho mai corso sotto la pioggia quest'anno. Quindi, no, forse è il primo Gran Premio. In Australia abbiamo fatto la gara sotto la pioggia, signori miei, e ci siamo andati a schiantare a muro dopo pochi giri, se non ricordo male. Quindi le qualifiche sotto la pioggia le vedo non disastrose di più, signori miei, di più. Però stiamo calmi. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Mamma mia, il diluvio universale! Ma che stanno a scherzare? Dai, ma davvero? Come faccio a fare le qualifiche sotto la pioggia? Non ho mai corso sotto la pioggia, raga, non so come risponde la macchina. Perfetto, va bene, stiamo calmi. Luce verde, ce l'abbiamo. Siamo noi, signori miei, stiamo calmi. Seguiamo le traiettorie e i consigli che mi dà lui per le frenate, signori miei. Secondo me, se io riesco a tenere bene l'obiettivo che mi suggerisce lui, dove frenare, dove accelerare, dove far scorrere la macchina, secondo me tanto male non possiamo fare, no? Stiamo calmi, stiamo calmi. Calma e sangue freddo, eccolo la macchina che se ne va per i fatti suoi. Questa è una cosa a cui dobbiamo stare molto attenti. Questa è una curva veloce che non ho la minima intenzione di fare in maniera veloce, perché sinceramente voglio portare la macchina sana a casa. Quindi cortesemente evitiamo. Vedete, ci sono queste curve che comunque quando c'è il sole vanno prese in maniera veloce. Vanno prese in maniera veloce. Stiamo calmi, tieni la macchina, zio, tienila. Dobbiamo riuscire a portare a casa la macchina sana e una buona qualificazione. Non so in che posizione sono perché non riesco a guardare il coso dei tempi e a correre contemporaneamente sotto la pioggia. Siamo dodicesimi, ok, l'ho guardato, siamo dodicesimi. Non è male, non è male, raga, non è male. Non perdiamo la concentrazione. Ho frenato tardi, mannaggia a me, ho frenato tardi, ho frenato tardi. Avvertimento, taglio curva, va bene, va bene. Siamo però tredicesimi, dai, non abbiamo perso tanto col taglio di curva. Col taglio di curva non abbiamo perso più di tanto, riusciamo qui a guadagnare qualcosa, apri bene il gas, dai, dai. Questa è una curva veloce che bisogna stare attenti con la pioggia, aia, aia. Dai così, raga, non siamo male, non siamo messi per niente male, undicesimi, undicesimi, confermato, confermato, undicesimi, raga, per poco non arriviamo nella top 10. Papà, perché mi dà sempre 22esimo? Mi prendo l'infarto, ogni volta spunta 22esimo e poi invece 11esimo. Dai così, dai così, dai, 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 11esimo è buono, raga, considerando che eravamo sotto la pioggia. Sotto la pioggia non è per niente male, non è per niente male, signori miei. Buono così. Allora, vediamo che ha fatto il nostro samurai. Dove sta samurai? Samurai 18esimo. Va bene, davanti Giovinazzi, Russell, Magnussen e Latifi. Siamo andati davanti sia Crociant che Magnussen, signori miei. Bella così, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Concentrati, concentrati, signori, concentrati. Riuscissimo a portare dei punti a casa anche oggi. C'è la signorina che mi fa le interviste, eh? Ehi, Giorgia, come la chiamiamo questa? Posizione qualifica, abbiamo vinto noi, qualifica completata tutte e due. Perfetto, andiamo avanti nella rivalità. Crociano mio, dovrei mangiare la mia polvere.
E qui ottimo incremento della fama. Noi siamo arrivati a livello 5 con la Maulo Racing, non è male. Noi stiamo salendo verso il livello 4. Buono così, buono così. Dai, 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 dai. Dov'è Giorgia? Come la chiamiamo l'intervistatrice, raga? La giornalista, la chiamiamo Giorgia. Giorgia, Giorgetta, dai, mi fai due domande. Ho bisogno di quattro domande nel weekend per avere lo zainetto gratis anche in Olanda. Dai, dai, Giorgia. No, non ho la zainetto, la PSP. O la PSD, quella che è, quella che non mi ricordo come si chiama, però Giorgia, Giorgia, dai, Giorgetta mia, dove stai? Sono tutto tuo, sono sotto la pioggia. No, raga, delusione, Giorgia non mi ha fatto l'intervista. Abbiamo perso il bonus dello sponsor, ma porca di una paletta ubriaca. Vabbè, andiamo alla gara, signori miei. Concentrati, rapidi e senza dolore. Mi raccomando, concentrati. Partiamo undicesimi. Ce la possiamo fare se facciamo una buona partenza e teniamo bene senza distruggere la macchina. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Alex, io non tocco ferro in maniera terribile perché me l'hai buttata pesantemente, zio. Mamma mia, come me l'hai tirata pesantemente, va bene. Dai, non perdiamo tempo, ci siamo, ci siamo. Allora, frizione ammaccata e acceleratore al massimo. 3, 4, 5 luci rosse. Si spengono le luci e partiamo. Calma, calma, guardate che lato era la prima curva. Non me lo ricordo. Bello il sorpasso sulla Racing. Calma, calma, buttiamoci all'interno. Ok, bella la partenza. Grande così, non abbiamo rotto niente, non abbiamo rotto niente, signori. Siamo sesti. Da, collisione con Bottas, è lui che mi è venuto addosso. Non sa guidare Bottas, dai, così. Raga, partenza fantastica, non lo toccare. Mannaggia, Hamilton. Quanto mi stai antipatico, Hamilton. Mamma mia, quanto mi stai antipatico. Ma porca di una miseria, guarda che mi ha danneggiato l'ala. Stiamo calmi, io qui non ricordo. Il Bottas è passato, va bene, Bottas è passato, raga. È una Mercedes, di che stiamo a parlare? Bottas è passato avvertendo collisione con Ricciardo. Ma non l'ho toccato! Che vuol dire avvertendo collisione con Ricciardo? Io neanche ne sapevo che c'avevo Ricciardo dietro. Stiamo calmi, siamo settimi, signori miei. Siamo settimi. Siamo settimi, stiamo calmi. Abbiamo fatto una partenza spettacolare. Stiamo calmi e facciamoci il nostro gran premio. Facciamoci il nostro gran premio, signori miei. Non pensiamo a niente, non pensiamo assolutamente a niente. Pensiamo solamente a Bottas che ci ha fregato la posizione. E cerchiamo di andarcela a riprendere il più velocemente possibile. Su Bottas, dai. Il nostro obiettivo è Bottas, signori miei. No. Ma che sta a dire? Ma che vuole Alex? Io neanche lo sento, signori miei. Parla da solo questo tizio. È pagato per pagare da solo. Bella la curva, riusciamo a tenerla nonostante l'alettone. Va bene così, signori miei. Va bene così. Dai. Primo giro è andato, primo giro è andato. Sappiamo correre su questo campione. Sappiamo correre, la macchina va bene. Il compagno di scuderia è entrato in box. No. Samurai, ma che hai fatto? Hai sfasciato la macchina? Samurai mio, no, non mi devi sfasciare la macchina, zio. Già ti pago lo stipendio. Se mi sfasci pure la macchina, dico che ci portiamo a casa? Niente. Vabbè, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi. Dai. Queste sono tutte curve veloci che riusciamo a fare, ok? Qui dobbiamo leggermente tirare il freno, però riusciamo a fare scorrere bene la macchina. Dai così, la Maulo Racing. Dai così, qua ho tirato troppo il freno. Mannaggia a me, ho tirato troppo il freno. È che ti spunta la linea rossa e certe volte basta che tiri il freno, sparisce subito praticamente. Dai così, dai, tienila. Grande gara! Grande curva che abbiamo fatto, bella così. Attenzione che dietro ci stanno recuperando, attenzione che dietro ci stanno recuperando. E dobbiamo stare attenti che appena aprono il DRS qua diventa pericolosa la situazione. Appena questi aprono il DRS diventa pericolosa. Dai così. Mamma, come ci sta recuperando. Che è Stroll che ci sta recuperando così tanto? Perché? Porca miseria, stiamo andando così bene. Perché Stroll ci ha recuperato così tanto? Dai, calma e sangue freddo, calma e sangue freddo. Curva fatta bene, sì. Stroll ci ha recuperato tanto in questo giro. Stroll ci ha recuperato tantissimo in questo giro. Il DRS adesso è abilitato. Il DRS adesso è abilitato. Stiamo calmi, terzo giro. Stroll si sta avvicinando di brutto. Stiamo calmi e tranquilli. Dai. Fai scorrere la macchina, bene così. Dai. Ce la possiamo fare. Devo portare altri punticini a casa, raga. Dai. Non c'ho voglia di tornare a casa a mani vuote. Gran Premio d'Olanda, il nostro esordio qua in Olanda. Deve essere un esordio vittorioso. Non deve essere ricordato come una mera sconfitta. Dai.
Dai, 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 frena un po' di più. E però apri prima, dai così, Stroll si avvicina sempre più, vabbè, Stroll sul rettilineo finale, raga, ce l'avremo attaccati al di dietro praticamente. Stroll sul rettilineo finale ce l'avremo non attaccato di dietro, di più. Anche perché qui ora lui ha guadagnato tantissimo in questa curva, mannaggia a lui, ma non si poteva fare i fatti suoi Stroll, dico io, continuare a farsi la sua bella passeggiata al parco, no, deve venire a rompere le scatole a noi, va bene. Dai così, al solito mi metto fuori traiettoria così non riesce a prendere subito il DRS. E invece già l'ha preso, porca miseria. Però se vuoi passarmi devi cambiare traiettoria. Non ti faccio passare all'interno. Penultimo giro, signori miei, penultimo giro, inizia la guerra già con Stroll. Penultimo giro, inizia già la guerra con Stroll. Calma, 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 calma. Non gli devo lasciare spazio in traiettoria. Non gli devo lasciare spazio in traiettoria perché se si infila mi butta fuori questo. Se si infila mi butta fuori come niente. Non è che gli danno la penalità a loro. No, allora non glielo danno la penalità. La penalità la danno a me. Se provo semplicemente a difendermi. No, 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 no. Devo tenere la macchina. No, 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 Stroll, te devi andare a quel paese, Stroll mio. Non si passa all'esterno, Stroll. Buona la curva, dai con l'accelerazione, ok. Dobbiamo frenare bene. Non gli lasciare l'interno. No, no, no. Zio, ti devi levare. Zio, te devi levare. Questa è la mia traiettoria, non mi puoi superare qua. È la mia traiettoria, hai capito? Io sono in traiettoria, tu sei fuori traiettoria, ok? Quando riuscirai a stare anche tu in traiettoria, allora magari proverai a superarmi. È arrivato pure Norris, porca miseria, raga, sono tutti qua. Sono tutti qua. Stanno a fare assemblamento. Ma non lo sanno che però gli assemblamenti non si possono fare. Perché sono tutti qua vicino a me? Non lo sanno che però gli assemblamenti non si possono fare. Ultimo giro, raga, ultimo giro. Attenzione, si è fermato il box. Chi è che si è fermato ai box? Stroll si è fermato ai box, raga. Abbiamo forse guadagnato qualche secondo. Forse ce la possiamo fare, raga. Forse ce la possiamo fare. Questo è l'ultimo giro. Non devo fare cacate. Allora, pensa al Gran Premio. Maullo pensa al Gran Premio. Maullo pensa semplicemente al Gran Premio e alla traiettoria. Dai così, dai così. Dai così. Dai, dai, dai. Devo solamente pensare al Gran Premio e alla traiettoria. Non devo pensare altro. Non devo pensare altro, porca di una paletta ambriaca. Dai, 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 dai. Abbiamo un margine di vantaggio, abbiamo un margine di vantaggio che è ottimo. Dai così, fai scorrere la macchina, frena qui, bello così. Dai, 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 buona l'accelerazione. Facciamo bene questa curva, non lasciamogli lo spazio, buono. Dai così, dai così, dai così che abbiamo un poco di vantaggio, dai così che abbiamo un poco di vantaggio. Siamo settimi, raga, siamo settimi, sarebbe un grande risultato arrivare. Dai, 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 portarci questi punti a casa, dai, 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 dai. Bella questa curva, ok. Ha vinto non so chi, non me ne frega assolutamente niente di chi ha vinto il Gran Premio. Io devo riuscire a fare le mie curve bene. Ultima curva, raga, se non mi faccio superare ora è fatta. Se non mi faccio superare ora è fatta. Dai, 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 levati dalla traiettoria. Siamo settimi, signori, siamo settimi. Bandiera a scacchi, bandiera a scacchi. Siamo settimi, e dai così. Grande prestazione della Maullo Racing, che parte undicesima e arriva settima. Grande Papa Maullo, pilota del giorno. Sì, cavolo, grande Papa. Grande Papa Maullo. Bello così. Mamma mia, mi sto gasando tantissimo. Chi è costui? Non so chi sia costui. Non so chi sia costui, però noi così, Gran Premio d'Olanda, settima posizione. Mamma mia, spettacolo, raga. Non me lo aspettavo. Cioè, partendo undicesimi. Peccato per quel contatto con Hamilton all'inizio. Secondo me avremmo sofferto meno. Ho ottenuto un risultato migliore? No, però sofferto meno sì. Però sofferto meno sì, perché avendo la lettone sana saremmo riusciti a fare meglio le curve. Però va bene così, va bene così, signori miei. Tanta roba, qui pigliamo i punti esperienza, va bene, stiamo quasi a livello 3, buono. Vediamo, noi siamo arrivati settimi. Grandissimo, ci portiamo a casa 6 punti, signori miei, bella così. E il nostro samurai è arrivato ultimo, ma porca, con una penalità pure. Ah, samurai mio, ma che hai combinato? Hai distrutto tutto, ti hanno dato pure la penalità. Mamma mia, samurai, gara disastrosa per samurai. E va bene, dai. Non fa niente, l'importante è che comunque noi abbiamo portato punti a casa. Abbiamo portato la macchina sana, quasi a casa, quasi sana a casa. Abbiamo vinto la rivalità contro Crojan. Va bene così. Oh, le interviste, Giorgia. Mi raccomando, 4 domande, Giorgia, ti prego. Ti prego, 4 domande, Giorgia mio. Hai recuperato molte posizioni in gara, no? Era fantastica la macchina era appiccicata per andare. Avere più potenza ci ha fatto molto comodo. La macchina è agile e leggera. È stato facile, la macchina è attaccata all'asfalto. Dell'ordinario che se ne accorgerà. Bravo,
stai sorprendendo tutti. Qual è il tuo segreto? Sarebbe dire troppo. Segreto, sono il migliore in pista. Nessun segreto, ci vogliono una grande macchina e una grande squadra. Taglia così la mia fama. Siamo a tre domande, dai. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? L'erogazione della potenza incostante ci ha reso? No, la mancanza di carico di energia. La macchina era un po' consumata e quindi imprevedibile. Non l'ho fatto apposta. La macchina era abbastanza agile. La macchina non era abbastanza. Era consumata e quindi era imprevedibile, dai. Resistenza se ne accorgerà. Un'altra domanda, Giorgia. No, Giorgia mia, dovevi farmi un'altra domanda. Non prendo il bonus. Ma porca di una paletta ambriaca, mi servivano quattro domande. Giorgia, dico, ma alle qualifiche che stavi a fare col cameraman? Che ci voleva farmi un'intervista? Mannaggia a te, a chi non te lo dice pure. Allora, rivalità, tre punti io e tre punti lui. Perché? Nessuno è finito sul podio. Non mi fa leggere niente, però, che paranoie. Comunque, stiamo 9 a 6. Ok, vince chi arriva per primo a 30. Va bene, qui bande. Noi saliamo a livello 4. No, non ci saliamo a livello 4. Che paranoie. Però la macchina sta incrementando la sua fama. Noi siamo al limite del livello 4. Oh, buono, buono. Stiamo per raggiungere denaro. Zero. Non abbiamo preso neanche. Rispondi almeno 4 domande in gara. Ah, non abbiamo preso il bonus. Ci portiamo a casa 90.000. Spese e danni più 10, va bene. Totale 1077. Va bene, va bene, va bene, ok. Ok ragazzuoli, prossimo è il Gran Premio di Spagna, che è praticamente subito, il giorno 7 maggio. Sì, noi siamo al giorno 4, non possiamo fare assolutamente nulla. Ok ragazzuoli, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.